Salve a tutte e benvenute e bentornate nel mio canale. Allora, io ho già tolto il colore dalla mia struttura e adesso andiamo a realizzare una nail art utilizzando i prodotti di Born Pretty. Allora, vi ricordo che per voi c'è un bellissimo codice sconto del 20% che vi lascio qui e poi vi lascio anche tutto giù scritto in descrizione. E vi straconsiglio, ragazze, di approfittare soprattutto di questo periodo perché fino al 30 di ottobre, dal 27 al 30 di ottobre ci sarà il Black Friday sul sito di Born Pretty. E prima cosa, gli sconti già ci sono, quindi vi consiglio di cominciare già a fare ordini. Seconda cosa, oltre agli sconti che trovate sul sito, potete anche usufruire del mio codice sconto. Quindi, oltre agli sconti che trovate sul sito, potrete avere un ulteriore 20%. Quindi, cos'altro c'è da dire? Correte subito a fare acquisti e niente. Poi vabbè, vi dico perché mi chiedete sempre tempi di spedizione. I tempi di spedizione di Born Pretty sono tra le 2 e le 6 settimane. Però vi dico che tutti i pacchetti che a me sono arrivati fino ad oggi, e ne sono arrivati 5 più o meno. Faccio un ordine ogni volta che mi arriva un pacchetto, ne stabiliamo un altro e mi arrivano puntuali ogni 3 settimane. Quindi, se decidete di fare l'ordine, comunque calcolate che arrivano sempre intorno alle 3 settimane. Allora, vado a stendere una prima passata di questo color gel che vedete della Nicole Diary. E il colore è questo qui, il codice NBBM19. Poi dopo giù in descrizione magari vi lascio anche tutti i link diretti, così li potete trovare più facilmente, e anche il link diretto al sito dove trovate tantissimi altri prodotti. Come vedete, questo è un bellissimo colore naturale in trasparenza con questi glitter argento al suo interno. E io vado a farmi una passata di questo colore qui su tutta la mia unghia. Mandiamo in lampada per 30 secondi. Poi successivamente vado a prendere queste foglioline che richiamiamo un po' il periodo autunnale. E vado a farmi sulla mia unghia una passata di gel costruttore monofasico trasparente. Monofasico, trifasico, quello che volete, basta che ci facciamo una passata sottilissima giusto per far attaccare le nostre foglioline. In questo modo qui. Apriamo il nostro barattolino. Allora, vedete, queste foglioline hanno riflesso oro e bronzo, però sul sito le trovate anche colorate, sono molto molto carine, quindi vabbè, le trovate di vari tipi e io ho scelto queste qui perché era proprio il colore autunnale. Bagno un pochettino il mio dotter nel costruttore e comincio a posizionarmi le foglioline sulla mia unghia. Vi consiglio di applicarle in struttura, ragazze, perché sono un pochettino in rilievo queste foglioline, quindi vi consiglio di applicarle in struttura. Io però purtroppo avevo già la struttura finita. Perché mi sono trovata a girare vari video contemporaneamente e quindi sono andata direttamente con la decorazione. Però vi consiglio di applicarli in struttura, poi sicuramente ci sarà un altro video dove faremo una bella French in struttura ed applicheremo anche questi qui. Ma andiamo in lampada per qualche secondo. Richiudiamo anche le foglioline e dopo averlo fatto asciugare andiamo a ricrearci una sorta di bombatura per coprire le nostre foglioline. Io infatti sono andata ad abbassare la struttura quanto più potevo perché poi sapevo che ci sarei dovuta riandare sopra con un gel.
mandiamo in lampada per 60 secondi. Una volta finito, sgrassate e limate un pochettino per livellare la vostra struttura. Vedete che l'effetto sotto vetro è super bello di queste foglioline. Io vi salto il passaggio di limatura, quindi ci vediamo un attimo al termine. Vi ho saltato il passaggio della limatura, adesso andiamo con questi adesivi e voglio attaccarci delle foglioline verdi che facciamo il contrasto un pochettino con queste qui che abbiamo messo con il bronzo. Questi adesivi ovviamente li trovate sempre sul sito di Born Pretty. E niente, vado a prendere una pinzetta, scegliamo un po' quale fogliolina ci sta bene. In questa prendiamo questa qui, un po' più grande. Questi sono adesivi, quindi vi consiglio sempre di sgrassare la vostra unghia e poi attaccarli. Io infatti adesso ho sgrassato la mia unghia e sono andata a limare, quindi la mia superficie è bella liscia, senza dispersione, e si attaccano facilmente, come potete vedere. E poi prendiamo un'altra fogliolina, tipo, non so quale ci starebbe meglio, questa qui secondo me, un po' più lunga forse, forse un po' più lunga, ci prendiamo tipo questa qui. Ce la mettiamo nella parte un po' più fuori. Nella parte di fuori. Allora, voi se volete, per andare più tranquille, andate a sigillare con una passata sottile di costruttore sempre trasparente e poi mandate in lampada. Visto che comunque io a breve le dovrò rifare, vado a sigillare con un sigillante direttamente. Voi al limite ci fate una passata di costruttore giusto per non farli staccare e farli reggere un po' di più. Io vado con il finish direttamente. Prima di andare in lampada vado ad attaccarmi due strass, questi qui che trovate sempre sul sito di Born Pretty, eccoli qui, di varie misure, boreale e bronzo, come ve li ho fatti vedere l'altro giorno. E vediamo un pochettino, mettiamo uno un po' più grande di questo qui. Così, giusto per impreziosire un pochettino di più la struttura, e qualcuno bronzo un po' più piccolino. La nail art, perdonatemi, non la struttura. E uno proprio minuscolo. Mandiamo in lampada per 60 secondi, dopodiché per far una maggiore tenuta degli strass andiamo con un pennellino per nail art sottile a metterci un po' di top finish torno. Una volta asciugata l'unghietta, eccola qui, aspettate che vi posiziono la luce, ecco,
Guardate qua ragazze, questo effetto di molto autunnale, in contrasto anche con foglie molto verdi estive, mi piace tantissimo e come avete visto ho utilizzato solo pochissimi prodotti e il risultato finale devo dire che è fantastico. Io sono molto molto soddisfatta con i prodotti di Bonpretty, mi ci sto trovando non benissimo ma di più. I prodotti che ho utilizzato sono tutti qui, vi metto l'unghietta vicino, vi posto anche la foto sul mio Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram e su Facebook, soprattutto per tenervi sempre aggiornate e se avete richieste da farmi scrivetemi giù nei commenti. Un bacione, alla prossima!